Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi, e oggi vediamo, poi cambiamo argomento rispetto alle moto che abbiamo trattato in un certo periodo, e vediamo invece l'andamento del Bitcoin, perché torniamo a parlare di Bitcoin proprio perché la valuta, poi vediamo dopo, è crollata il 20 settembre, cioè l'altro ieri. Prima di tutto, e poi perché domani è una data, appunto, 23 settembre 2021, che può comportare un'ulteriore caduta del Bitcoin. Perché? Perché questo Evergrande, che è un grosso colosso, appunto, immobiliare cinese, è in una situazione debitoria piuttosto pesante e quindi potrebbe diventare, appunto, la seconda Lehman Brothers, ed è proprio domani, il giorno in cui devono essere appunto ripagati i debiti. Naturalmente questa grande azienda che ha a capo Su Jiajin, scusate la pronuncia, ha voluto rassicurare un po' tutti, però certamente i mercati sono in fibrillazione e le quotazioni possono, quindi anche del Bitcoin, possono risentire di questa situazione di crisi. Quindi il quadro è abbastanza allarmante, anche perché potrebbe essere appunto oggetto di speculazione, in quanto appunto da un certo punto di vista gli investitori possono tornare a bene rifugio come l'oro, che in questo periodo è abbastanza basso, comunque costituisce un bene rifugio per eccellenza, quindi lasciare il Bitcoin a questo punto vendere, quindi abbassare ulteriormente il prezzo. Questo è un aspetto che potrebbe verificarsi, quindi tornare in un porto sicuro come può essere quello dell'investimento in oro. E appunto in generale si è visto che le criptovalute, ma non solo, quindi il Bitcoin, a causa di questo clima di incertezza legato appunto all'andamento del finanziario di questo grande gruppo cinese che si chiama, abbiamo detto prima, nel caso di ripetere, Evergrande, risultano a questo punto in crisi, in difficoltà, e quindi non solo il Bitcoin, stavo dicendo, ma anche le altre monete, ad esempio, facciamo così, comunque Ethereum, per dire, ecco, facciamo l'esempio di Ethereum, che ha perso anche più del Bitcoin, stanno perdendo appunto in questo periodo. Quindi a questo punto vediamo come vanno le quotazioni di Bitcoin, quindi riprendiamo un po' dal passato. Se vi ricordate, il 6 settembre c'era stato un crollo che ha portato il Bitcoin in una situazione che era appunto attorno, se vi ricordate, alle 40.000 euro per Bitcoin, quindi eravamo in una situazione direi piuttosto stabile, anche se appunto con picchi piuttosto rilevanti. Dopodiché si è avuto una ulteriore risalita, tanto da far pensare a un'altra bolla speculativa, in cui abbiamo raggiunto una quotazione, vedete, intorno alle 40.000 euro per Bitcoin, quindi una possibile bolla speculativa, come d'altronde si era già verificata in questo punto, se ricordate, ma anche in precedenza. In precedenza, comunque il 6 settembre avevamo raggiunto questo livello, però appunto c'è stato questo crollo, quindi a partire da qualche giorno fa, quindi dal 18 settembre, ma più appunto in particolare, vedete, il 20 di settembre, quindi 2 giorni fa, la quotazione ha cominciato a crollare fino ad arrivare, quindi partita da 40.000 circa euro per Bitcoin e arrivare alle 35.000 euro per Bitcoin, quindi arrivare a questa situazione. C'è stato poi quello che chiamano rimbalzo, e quindi si è attestata, vediamo attualmente, siamo a 36.000, come potete vedere, circa euro per Bitcoin. Ma appunto il momento più critico comunque di questo periodo sarà proprio domani, quindi tutti gli analisti sono in fervente attesa per vedere cosa succederà domani. Anche noi terremo
terremo le orecchie alzate per vedere, appunto, di capire cosa farà il mercato visto questo periodo di crisi. Bene, grazie mille per l'attenzione, un like se vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto, attivate la campanella per essere costantemente aggiornati, iscrivetevi al canale, così sarete sempre con noi, seguirete il canale e qui sotto mettete i vostri commenti. Grazie mille, ciao, buona giornata.